Il giorno dopo, come sempre, ci sono le pagelle, lo so, vi piacciono tantissimo ed è per questo che anche oggi farò le pagelle di Juventus-Sampdoria, come non farle, certo. Ma è anche giusto il giorno dello scudetto, il giorno dopo lo scudetto, anche se in realtà lo scudetto l'abbiamo vinto a un quarto a mezzanotte, quindi praticamente era già il 27 luglio, ma va bene, teniamo il 26, che va bene come data, dato che è il giorno del mio compleanno, quindi è perfetto. Dobbiamo parlare anche di tutto il resto, della stagione vera e propria di Maurizio Sarri, di tutti i giocatori. Dobbiamo cercare di fare una panoramica più fedele e più completa possibile. Quindi le pagelle le faremo, saranno molto corte, molto veloci, due parole. Le valutazioni e un piccolo giudizio sui giocatori per poi andare all'interno di tutto il resto. Mi piace, ovviamente, a questo video. Cerchiamo di dibattere. Di solito arriviamo intorno ai 2000, una roba del genere, like. Questa volta ve ne chiedo 3000. Se riusciamo ad arrivare a 3000 like a questo video è perfetto, proprio per riuscire a inquadrare al meglio questa data importante che ci incorona campione d'Italia per la nona volta consecutiva. Sapete bene, c'è tutta quella diatriba legata al numero degli scudetti, quanti ne ha, ma ne ha così no, ne ha due in più, no, forse ne ha due in meno. Io ne conto sempre dal 2011-2012, perché conti miei. Io ho visto 9 scudetti vinti dalla Juventus dal 2011-2012 fino a ieri sera, quindi io conto questi 9, poi quelli che ci sono stati prima. Non è stata la mia Juve, io ho 0 Champions League in bacheca perché due finali le ho perse, le due che abbiamo vinto non le ho viste, quindi faccio fatica a considerare le mie. Io ho questo concetto di calcio dei miei trofei, non me ne frega niente di buttarmi dentro a una squadra che era già gloriosa, era già una potenza mondiale, una potenza di sempre, con tutti quei trofei che io non mi sono goduto. Quindi sapete bene, il mio primo anno di Juve è stata la Serie B. Quando mi chiedono, perché tifi Juve? Perché ti piace vincere facile? No, guarda, io ho iniziato dalla Serie B, quindi il mio primo trofeo è stata la Serie B. Questa è una piccola puntualizzazione che voglio fare. Partiamo con le pagelle, poi andiamo più dentro, che ci saranno tantissime cose da dire. Cercherò di non farlo estremamente lungo, proprio per questo cercherò di sottrarre tempo un po' alle pagelle. Szczęsny, 6,5, forse anche qualcosa di più, perché le uniche poche, pochissime occasioni pericolose da parte della Samp, Szczęsny ha risposto presente, soprattutto su un tiro ravvicinato, mi pare di Quagliarella, ha fatto una paratona, eravamo nel momento più delicato dove poteva riaprirsi la partita, gli ennesimi fantasmi di una partita che viene riaperta, che magari poi all'ultimo secondo ti regala Fofana, per dirne una bruciante sensazione lì dietro, e quindi 6,5, bravo Szczęsny, mi sei piaciuto, mi hai anche dato tanta sicurezza ieri sera. Poi la coppia centrale, Bonucci e De Ligt, anche qua gli diamo 6,5 a tutte e due, non abbiamo praticamente mai subito azioni da gol, azioni pericolose da parte della Sampdoria, e questo è merito anche di questi due. Poi ovvio c'è stata qualche piccola sbavatura, ma nell'arco di 90 minuti i difensori centrali non possono essere impeccabili, se nel voto dovrebbe essere 10, credo che sia abbastanza logico dare 6,5 a tutte e due. Alexandro abbastanza compitino, gli diamo 6. Stessa cosa Danilo, abbastanza compitino, gli diamo 6, però si è immolato per la causa, è uscito dopo pochi minuti, ovviamente è dovuto entrare poi Bernardeschi, che ha spostato Cuadrado da esterno alto a terzino di destra. Danilo tra l'altro voleva rientrare, ma il giramento di testa era eccessivo, quindi è rimasto fuori. Bravo Jafar, comunque hai fatto dell'attaccamento alla maglia, voglia di rientrare in partita per concludere il discorso scudetto. Ti diamo 6, poi non hai giocato chissà quanto, quindi dobbiamo valutarti per quel poco che abbiamo visto. Bernardeschi, dai, appunto, così buttiamolo nella mischia. Bernardeschi poco, cioè l'abbiamo visto poco purtroppo, ha fatto veramente pochi minuti. No, non è vero. Bernardeschi ha fatto il gol. Beh, l'ho fatto apposta, non era un lapsus. Bernardeschi ha fatto il gol e mi ha smentito, e mi ha smentito, perché durante la live dicevo, però sapete, Bernardeschi quest'anno non ha ancora fatto gol in campionato, prestazioni un po' opache, c'era qualche prestazione buona, ma sarebbe interessante vedere una prestazione fatta bene di Bernardeschi, un gol di Bernardeschi, dopo 2 minuti segna il gol scudetto, perché ovviamente il gol scudetto è quello di Cristiano, ma questo è il gol della sicurezza scudetto, quindi Cristiano e Bernardeschi sono i due mattatori della Sampdoria e sono i due che regalano matematicamente lo scudetto alla Juventus. 6,5 a Bernardeschi, si era costruito tante azioni, qualcuno l'aveva sprecata, ora dovrà forse stringere i denti tanto perché Douglas Costa è fuori, forse anche Dybala, vedremo un po' come andrà. Lo stesso De Ligt uscito per infortunio, lo stesso Danilo uscito per infortunio, quindi ieri sera 3 infortuni e non è andata benissimo. Parliamo anche di Rugani, qualche minuto a disposizione, niente di che, vorrei evitare di dargli il voto proprio perché sarebbe un regalo così a caso, quindi va bene, dai, diamo 6 per presenza, nient'altro. Poi c'è il centrocampo. Ok, centrocampo che è strano da valutare, nel senso che Matuidi è quello che mi è piaciuto di meno.
anche lui con Pitino, poche volte si è visto un cross per Cristiano Ronaldo nel primo tempo che va a saltare di testa, fa fallo sul difensore avversario, poco altro. Matuidi secondo me da 6 ieri sera, non insufficiente ma neanche superlativo. Pjanic mi è piaciuto molto, tra l'altro suo l'assist al gol scudetto di Cristiano Ronaldo, sua la genialata, una posizione che era stata battuta alla stessa posizione pochi minuti prima da Bernardeschi, palla alta perché era troppo vicina, non riusciva a scendere, quindi questa volta ci va Pjanic. Infatti lì per lì mi sono detto: perché non c'è Cristiano? Perché se prima l'aveva battuto Bernardeschi era logico pensare che ora potesse andare Cristiano, nonostante fosse un destro, da quella posizione un destro non ci stava per niente. Spiegato, perché c'era uno schema pronto, preparato, e infatti il gol scudetto è all'ultimo secondo del primo tempo con ben 6 minuti di recupero, per forza di cose, tra intervento del medico, tra Danilo e Gastón Ramírez, tra mille cambi che sono avvenuti perché anche la Samp aveva avuto degli infortuni, ci stanno tanti minuti di recupero, fa battere la punizione, Ronaldo fa gol. Anche qua ho visto delle polemiche, mi sembra anche folle doverle spiegare, però va bene, questa è la ricostruzione. E poi mi è piaciuto anche nel dettare i tempi, ha aggiunto un po' di velocità ieri sera, forse anche lui voleva concludere il discorso scudetto, e poi nei festeggiamenti è stato uno di quelli più attivi, per farvi capire che comunque Pjanic ci teneva a fare bene con la Juve, quindi direi 6,5 per Pjanic, che mi è piaciuto. Il centrocampista che mi è piaciuto di più però in assoluto è Adriel Rabiot, dal 6 al 7, ogni tanto fa queste prestazioni, ogni tanto, in realtà le sta inanellando da un mesetto abbondante a questa parte, e quindi è giusto dare ad Adrien quello che è di Adrien, dal 6 al 7, migliore del centrocampo della Juventus. Mi è piaciuto, e se gioca con questa voglia sono sicuro che possa toglierci delle belle soddisfazioni, possa anche lui stesso togliersi delle belle soddisfazioni. Gli manca ancora qualcosa, gli manca ancora andare più veloce, per dire ieri sera doppia volta che recupera il pallone, ha recuperato una marea, va a servire Cristiano Ronaldo, è stato due volte impreciso a servire Ronaldo. Mi piacerebbe avere anche la possibilità di dire: cazzo, Rabiot tira in porta, avere un centrocampista di quel tipo, forse non lo è lui, non ho ancora inquadrato proprio alla perfezione, ma recuperare palloni è estremamente importante, a portare il pallone vicino all'area avversaria è estremamente importante. Gli è mancato proprio un po' di precisione e un po' di voglia di dire: ma sai che questa sera la star sono io. L'ultima volta che ha segnato però non è andata bene, quindi magari ha fatto bene a passare la palla a Ronaldo tutte e due le volte. Poi c'è Cuadrado, che né da ala né da terzino secondo me ha fatto una grandissima partita. Anche qua mi sembra brutto dare delle insufficienze, tranne un giocatore che dopo andremo a discutere più avanti. Sarebbe da 5,5, ve lo dico proprio tranquillamente, ma voglio dargli 6, proprio per la stagione che ha fatto Cuadrado, e perché ci sta che sia anche un po' stanco dopo tante partite di fila, dopo che le ha giocate praticamente tutte o quasi tutte, ne è stata una per squalifica, quindi gli diamo 6 proprio perché gli vogliamo bene a Juane, perché ha ricoperto Sarri di schiuma alla barba post festeggiamenti, un grande classico, e il colpo alla Cuadrado, quindi quel colpo durante il post partita mi è piaciuto, gli alziamo il voto da 5,5 a 6 per scherzare. Dybala anche qua non è una grande prestazione, anche qua andrebbe dato 5,5, gli diamo 6 per lo stesso motivo, perché non voglio dare insufficienza a giocatori che non è che abbiano proprio fatto vedere cose particolari eclatanti. Anche qua Dybala non ha fatto una gran prestazione prima di uscire, più che altro speriamo che possa stare bene, perché è importantissimo avere Paolo Dybala a disposizione, non tanto per queste ultime due partite di campionato quanto più per il Lione, perché sia De Ligt che Dybala escono per fastidi muscolari. Quando ci sono i fastidi muscolari è sempre un po' delicata la situazione, la questione. Danilo è un trauma, magari ha avuto un trauma cranico, magari un paio di giorni di riposo, 3 giorni di riposo dovrebbe essere a posto, con i muscoli è diverso, quindi incrociamo le dita. L'unica è incrociare le dita, oggi attenderemo un po' gli esiti degli esami dei due calciatori, magari ne parleremo anche live su Twitch, quindi qui sotto in descrizione il link nel mio canale Twitch, ci vediamo anche lì magari nel pomeriggio per fare due chiacchiere, ma vi aggiornerò. Poi c'è Cristiano. C'è Cristiano, gli diamo 7 perché comunque suo è il gol scudetto. C'è stato in realtà anche il rigore sbagliato a Cristiano, ma eravamo sul 2-0 agli ultimi minuti di gara. Probabilmente più arrabbiato lui che noi, perché stava inseguendo Ciro Immobile nella classifica marcatori, che ieri a Verona ne ha fatti 3. Quindi lui voleva magari rimanere in scia a quella traversa che probabilmente ancora trema perché ha tirato una cannonata. Non gli è andata giù, ovvio che poi vinci lo scudetto, sei contento lo stesso. Sapete bene, preferisco i trofei di squadra, quindi lo scudetto, piuttosto che i trofei individuali, quindi il capocannoniere. Sono più contento di aver vinto il campionato piuttosto che vedere Ronaldo re dei marcatori in Serie A, ma glielo auguro. In queste ultime due partite spero che la Juve possa fare di tutto per far segnare Cristiano l'inverosimile, dato che ormai la testa dovrebbe essere un po' più leggera, almeno in Serie A, perché ci staranno un po' concentrando forse per il discorso Champions League dei primi di agosto. Quindi a Cristiano andiamo a 7. L'unica insufficienza la voglio dare a Gonzalo Higuain, per due motivi. Uno, l'arrabbiatura durante il gol di Bernardeschi, perché Cristiano Ronaldo non gli aveva passato il pallone, si vede proprio Higuain stizzito che non risulta nemmeno al gol, poi magari
qualche secondo dopo nell'inquadratura generale ha anche esultato, ma in quella che ho visto io si vede proprio Gonzalo che è arrabbiato perché Ronaldo non gli passa il pallone ma sceglie di tirare, e poi quando Bernardeschi fa gol si gira dall'altra parte. Sono comportamenti che non mi piacciono, atteggiamenti che non mi piacciono, anche perché il gol scudetto ti sta facendo vincere lo scudetto, questo gol. Gonzalo è sempre lo stesso discorso, meglio la squadra che il singolo. Ho appena fatto con Cristiano, lo faccio anche con te, nessuno ne è esente, quindi per forza di cose non mi è piaciuto quel comportamento. Non mi è neanche piaciuta la prestazione, se devo dirvi la verità. Probabilmente con delle pagelle normali avrei dato 5,5 in generale, ma questa cosa qui non mi è piaciuta, e neanche quella svogliatezza nell'andare a concludere il gol del 3-0 praticamente a porta vuota, praticamente con il difensore della Samp per terra, praticamente con soltanto il pallone a spingere in rete, non mi sono piaciute. Sono tante piccole cose che non mi sono piaciute. Quindi Gonzalo, mi spiace, ma il 5 te lo devo dare, perché era la tua occasione vera e propria per far vedere che può essere ancora un giocatore importante per tante squadre, non solo per la Juve, o comunque una delle tue ultime occasioni. Ora, dovesse essere davvero Dybala serio, giocherei te, per forza di cose. Ma non per merito, probabilmente, quanto più per necessità. E questi atteggiamenti continui forse ti spingono ancora più lontano da Torino, o magari hai già avuto la notizia che sarai lontano da Torino la prossima stagione. È probabile, non lo metto in dubbio. Ma finché sei stipendiato dalla Juventus, per me devi dare sempre tutto per la Juventus e per la squadra, non solo per il singolo, non solo per te, non solo per la tua gioia personale. Gonzalo, tra l'altro, è un giocatore al quale voglio tanto bene, tantissimo bene, sono legatissimo a Gonzalo, e forse anche per questo mi permetto di essere un po' più severo nel giudicarlo. Quindi voglio dargli 5 proprio per questa cosa, perché un po' di delusione vedere Gonzalo triste perché Bernardeschi ha fatto gol al posto suo, un po' ci sono rimasto male, quindi questo è. Sarri, 6,5, una gara che non è praticamente mai stata in discussione, se non nel primo tempo dove non avevamo giocato benissimo, poi è arrivato il gol di Ronaldo sullo scadere, questa volta la squadra non si è disunita, non si è preoccupata, ha cercato il 2-0, ha cercato di chiudere la partita, addirittura sul 2-0 ha cercato il 3-0, quindi non gli si può dire niente, ha funzionato il piano A, l'hai riassunto perfetto, e ha funzionato il piano A, non c'è stato bisogno del piano B che è uguale al piano A, e quindi siamo andati lisci come l'olio. 6,5, primo scudetto in carriera per Sarri. Mi è piaciuta particolarmente la frase "se avete vinto con me vuol dire che siete davvero forti", perché lui fa il parallelo dicendo "io sono uno di quelli che non vince mai", il parallelo lo faccio io con le parole di Allegri, ma Sarri stesso lo ammette. E quindi questa è un po' la valutazione, vi avevo detto faccio in fretta, in realtà non è stato così, però c'erano 2-3 episodi sul quali spingere. Bene, parliamo dello scudetto. La prima cosa che vi voglio dire dopo 12 minuti di video non è proprio uno sfogo, ma sono cose che mi hanno dato particolarmente fastidio, ma non dovrebbero nemmeno darmi fastidio perché dovrei esserci abituato. Mi hanno scritto "come fai a festeggiare questo", tifosi juventini non, partiamo dai non juventini, "come fai a festeggiare questo scudetto che assolutamente, certamente, senza il Covid avrebbe vinto la Lazio?" Uno. Quelli juventini, "come fai a festeggiare questo scudetto perché abbiamo una squadra di merda, un allenatore di merda, bla 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 bla". Ok. Uno. Nel momento esatto in cui si decide di ricominciare il campionato, nel momento esatto in cui tutti tornano in campo, nel momento esatto in cui il primo gol viene segnato, nel momento esatto in cui si continua a giocare, si accetta che qualsiasi squadra possa ambire lo scudetto, soprattutto se una squadra era comunque prima in classifica pre-lockdown. Non me ne frega niente del "certamente l'avrebbe vinto Lazio", perché di certo non c'è niente nel calcio, niente, perché sennò la Juventus nemmeno avrebbe perso a Udine qualche giorno fa. Accetti il responso del campo, e il responso del campo è stato il seguente: la Juventus per la nona volta consecutiva è campione d'Italia. Ieri ho detto "è anche il campionato più difficile", qualcuno mi ha detto "come fa a essere il campionato più difficile, è più difficile, è stato facile?" No, a 2 giornate al termine era ancora tutto in discussione. È stato facile? No, assolutamente no. Perché? Perché questa è una squadra non di livello, e quindi arriviamo qua, non di livello assoluto almeno, non a quelle che siamo stati abituati negli anni precedenti. È stato un campionato complicato, è oggettivo, non c'è da discutere. È inutile che mi dite "non è vero". Sì, è vero, è stato il campionato più difficile degli ultimi anni, e lo dice anche il fatto che c'erano ben 4 squadre lì, poi che nessuna sia riuscita a dare il colpo di grazia, chi se ne frega, la stessa Juve per tratti dava l'impressione di non poterlo dare, e la stessa Juve ha dato l'impressione di poterlo perdere, solo noi lo potevamo perdere, sì è vero, ma nessuno degli altri l'ha vinto, l'abbiamo vinto noi,
Quindi è inutile che mi dite cosa festeggi. Festeggio perché abbiamo vinto lo scudetto. Non devo festeggiare perché c'è stato il Covid? Lo so, lo sono il primo a dirlo. L'ho sempre detto, non è lo stesso campionato. Io sono anche uno di quelli che diceva che non era da riprendere, non era da segnare il titolo, era da concludere tutto. Siamo voluto andare avanti? Abbiamo accettato di andare avanti. Hai guardato le partite della tua squadra? Hai esultato? Hai gol segnati? Bene, allora accetti anche che la Juventus abbia vinto il campionato. Non è che poi fai della retorica spicciola per dire però sai, la mia squadra va bene, la tua no. No, vanno bene tutte. Nel momento esatto in cui si ritorna in campo ti va bene che tutto possa succedere. E la matematica ha premiato la Juventus perché il campo ha premiato la Juventus. Fine. Fine della discussione. Non c'è nient'altro da dire. Queste cose veramente mi mandano in bestia. Abbiamo una squadra di merda. Cito, non è il mio pensiero. Abbiamo una squadra di merda e un allenatore scarso e quindi non dobbiamo festeggiare. A maggior ragione allora, amico mio, ti dico. Perché se abbiamo una squadra di merda e un allenatore scarso, abbiamo vinto lo scudetto, ci è andata bene. Ok? E quindi a maggior ragione festeggiamo uno scudetto che, secondo il tuo punto di vista, secondo il tuo modo di vedere, che parzialmente è anche il mio, ma ovviamente non vado sempre a buttare merda su quello che amo, cerco al massimo di criticarlo, di cercare di dare un'interpretazione logica, perché è sempre facile e riassuntivo dire questa è una merda, questa è una merda, questa è una merda, questa è una merda. No, non è vero, non funziona così. È una squadra con delle difficoltà palesi ed evidenti, è una squadra che va sostenuta, una squadra che va rinforzata, è una squadra che va sempre, sempre, sempre sostenuta, sempre sostenuta. A maggior ragione, abbiamo una squadra di merda, un allenatore scarso, festeggia. Festeggia perché questo scudetto non avreste dovuto vincerlo allora. Festeggia, festeggiamo tutti insieme. Qualcuno mi ha detto anche, festeggi sui morti. È lo stesso discorso, sei sceso in campo? Sì, abbiamo voluto finire questo campionato, non noi tifosi, perché noi non abbiamo avuto voce in capitolo, ma su, per una questione economica, diciamolo, è stata una questione puramente, meramente economica. Abbiamo voluto farlo? Sì, bene. Quando il Napoli ha vinto la Coppa Italia in finale contro la Juve, non mi pare che ci siano state le polemiche perché abbiano festeggiato. Non mi pare che ci siano state le polemiche perché hanno vinto la Coppa Italia post-Covid. Allora sicuramente pre-Covid l'avrebbe vinta la Juve. Belle stronzate. Sono completamente cagate. Sono sempre e solo cagate. Quindi il riassunto è questo qua. Poi andiamo oltre. Champions, ci credi? No. Fatico a crederci. Lione, ci credi? Sì. Perché uscire con Lione sarebbe folle. Vincere la Champions altrettanto, nel senso, metti che passi con Lione, secondo me passerai con Lione, come vi dicevo, secondo me vinceremo lo scudetto, vi dico che secondo me passeremo con Lione, non passare con Lione veramente sarebbe un disastro di dimensioni epocali paragonabile a Galatasaray o Italia-Svezia, quelle partite lì che ancora qua mi tormentano le notti, quindi credo che passeremo con Lione, ne sono abbastanza convinto, ora avremo tutto il tempo per dedicarci interamente. Poi tutto il tempo neanche vero perché il 27 di luglio 4 abbiamo 11 giorni per preparare questa partita, nel mentre in mezzo ce ne sono altre due, però la testa sarà orientata là, anche in campionato vedremo dei giocatori probabilmente delle seconde linee perché i big dovranno cercare di tirare un po' il fiato in vista di questa partita che è lo spartiacque decisivo della stagione. Ci credo sì, al proseguimento faccio fatica, l'unica speranza che mi continuo a dire è una Final Eight. Si gioca tutto secco al momento, senza trasferte, tutto lì, non c'è casa per nessuno, se non per un giocatore che in Portogallo, diciamo, qualcosina ha fatto. Ecco, e queste sono le uniche speranze che ho, però la vedo oggettivamente difficile. Poi a livello personale ci spero, come sempre, come ho sperato nella Coppa Italia, come ho sperato nella Supercoppa è andata male, come ho sperato nello scudetto è andato bene, come spero di passare con Lione, come poi post Lione spererò al massimo di passare con Real Madrid o Manchester City. Dovremo vedere, non c'è niente di scontato, non c'è già niente di scritto, quindi incrociamo le dita anche qua come per Dybala Elite, incrociamo le dita, speriamo di avere anche questi due giocatori a disposizione perché sono stati un po' i giocatori veri e propri e ci hanno sostenuto all'interno di questa nata. Poi tra l'altro mi è venuto in mente che c'era Bentancur citando Dybala Elite che è entrato, ma ha fatto veramente pochissimi minuti, quindi senza voto, Rodrigo, senza voto, te lo dico dopo tipo 10 minuti che ho fatto le pagelle del centrocampo. Io sono contento di aver vinto lo scudetto, certo, non sono contento come lo sono stato negli anni scorsi, nel senso che non è stato un campionato normale, è stato un campionato complicato, ma non ve lo dico io, ve lo deve dire il fatto che l'ha detto Sarri benissimo in conferenza stampa, abbiamo iniziato la stagione il 6 di luglio l'anno scorso, l'abbiamo conclusa il 26 di luglio di quest'anno, e poi non è vero perché c'è la Champions League, è una stagione che non si è mai vista, è una stagione che non si è mai vista perché ci sono state delle ufficialità di trasferimenti durante la stagione, Pjanic, Arthur per dirne uno, quindi anche questo è complicato gestire un caso di questo tipo, ci sono stati 3 mesi di lockdown, ci sono stati 60-90 giorni in cui i giocatori sono stati sul divano come me, come voi, preoccupati da quello che succedeva fuori, terrorizzati da questo Covid che girava, non girava, non si vedeva, non si sa dov'è, che non è ancora concluso, ma c'è ancora,
stiamo cercando di tornare alla normalità, perché sennò diventiamo matti. Quindi oggettivamente è stata una stagione complicata. Il fatto che si giochi poi d'estate ogni 3 giorni con il caldo sono scusanti che ci possono stare, ma sono anche cose che sono vere. Quindi è inutile che mi dite non è vero, non è stata una stagione complicata. È stata una stagione complicata, è stata la stagione più strana e complicata di sempre. Io non ricordo una cosa così folle, probabilmente perché non c'è mai stata, almeno dal 2006 in poi è sempre andato tutto liscio come l'olio. Si iniziava in luglio, si finiva in giugno, poi al massimo c'era la nazionale. Quest'anno non ci sono neanche gli europei, adesso dovrebbero esserci gli europei, probabilmente la finale degli europei è già terminata, invece iniziamo la Champions. Cioè, cercate di capire quanta follia c'è dietro questa cosa. E sarà ancora più folle l'anno prossimo, perché sarà come aver giocato il mondiale, ok? Senza mondiale, quindi i giocatori saranno stanchi, i giocatori saranno molto stanchi, perché non faranno praticamente ferie se non pochissimi giorni, alla termine della Champions League, quindi magari qualcuno spera anche di non andare avanti, spero di no, è una battuta, spero di no, per andare in ferie prima. Spero in realtà che possano arrivare all'ultima giornata disponibile e fare anche solo 2 giorni di ferie, non me ne frega niente, ma mi piacerebbe arrivare fino in fondo in Champions. E poi ci sarà il calciomercato, che sarà più breve, anche qua verrà intaccato anche il calciomercato. Quando lo esoneriamo Sarri? Perché continuo a leggere dei Sarri out. Nella notte dello scudetto, per come sono fatto io, si festeggia, non si distrugge. Perché se iniziamo a distruggere anche quando vinciamo, ragazzi belli, non vi godete il calcio. Perché il calcio cos'è? Il calcio è gioia, intrattenimento, spettacolo, è felicità. Felicità quando la tua squadra vince e delusione quando la tua squadra perde. 3 giorni fa ero deluso perché avevamo perso con l'Udinese, ieri sera ero contento perché avevamo vinto con la Sampdoria e aritmeticamente vinto lo scudetto. Quindi dovete festeggiarle, perché siamo festeggiate quando si vince, non è mica sempre domenica. Ora prendiamo il fatto che io ho iniziato a vincere lo scudetto che avevo 19 anni, 2011-2012, ora ne ho 28, anzi 19 e 9, 28, quindi c'è stato del tempo, c'è quasi una decade in mezzo, quindi ci sono persone magari che sono state sempre solo abituate a veder vincere lo scudetto, ma come vi ho detto prima è iniziato dalla Serie B, i primi anni sono stati anche grazie proprio a Ranieri, che ieri sera il nostro avversario, abbastanza buoni, ci sono stati 2 secondi posti, ma poi c'è stato Ferrara, Del Neri, in mezzo Zaccheroni, ci sono stati degli anni tremendi, 7i posti, e si può arrivare anche secondi, mica solo sempre 7i, mica solo sempre primi. Quindi mettiamoci in testa che vincere non è mai facile e continuare a vincere è ancora più difficile. Vincere con 3 allenatori differenti, con 3 mentalità differenti è ancora più difficile. E soprattutto con squadre che non sono state costruite per le ideologie di questi 3 tecnici. Perché la prima Juve di Conte forse sì, immagine e somiglianza, ma lì abbiamo speso veramente pochissimo. La prima di Allegri era l'ultima Juve di Conte con Morata, Evra e Pereira. La prima di Sarri è l'ultima di Allegri con De Ligt, Ramsey e Rabiot dentro praticamente, il ritorno di Wayne ma non Mandzukic. Quindi ragazzi, al primo anno i nostri tecnici aver sempre vinto lo scudetto sono stati bravi, sia Conte che Max che Sarri sono sempre stati bravi tutti e 3, ok, a vincere lo scudetto al primo anno. Per questo che vi dico, per me non ha senso in questo momento andare a cambiare tecnico, per quanto io non sia innamorato di Sarri, ma andare a cambiare tecnico oggi cosa succede? Succede che vai a prendere un altro e la squadra è sempre questa. Io preferisco tenere il tecnico e cercare di plasmargli la squadra intorno. Perché se oggi cambiamo Sarri e prendiamo Pochettino, per dirne uno che ha una voce che era girata, non pensiate che Pochettino venga a Torino, si sieda e dica bene, che dire non lo voglio, Matuidi non lo voglio, Decino non lo voglio, Rugani non lo voglio, Douglas Costa non lo voglio, Bernardeschi non lo voglio, Ramsey non lo voglio, Rabiot non lo voglio, ne escono otto, ma voglio De Bruyne, Pogba, Kanté, Modric, Kroos, Messi e Mbappé. Funziona così. Pochettino si siede, gli dicono questa è la squadra, te ne vendiamo 3 e te ne compriamo 3. Questo. Invece Sarri, che è già qua, da qualche tempo avrà già parlato con la società anche di mercato, avrà già detto guarda che secondo me questo qua anche no, ma quello là sul mercato sarebbe interessante andare a prendere, o se non quello là un giocatore che ci assomiglia, quindi questo qua. Delle chiacchierate ci sono state, la Juventus sa già cosa vuole Sarri, cosa gli serve. È come se io oggi dovessi mettermi a fare una torta, ok? Mi metto a fare una torta, però in casa non ho né latte né le uova. Viene male e io sono uno chef di merda. Arriva uno chef, un pasticcere, deve fare la stessa torta, ma non ha comunque le uova e il latte. Viene comunque una torta di merda, viene sicuramente meglio della mia, perché io non sono un pasticcere, lui sì, di professione. O comunque, è come dire, io sono Sarri, per farvi capire il paragone, io sono Sarri, quindi un allenatore inferiore rispetto a, che ne so, Guardiola,
ma con gli stessi elementi riesco a fare meglio io Guardiola rispetto a Sarri. Ci sta. Ma allo stesso tempo, se diamo sia a Sarri che a Guardiola gli ingredienti per fare la torta, c'è caso che la torta di Sarri venga comunque similmente buona a quella di Guardiola. Ma servono sempre gli elementi, serve la pazienza. Serve anche il fatto che magari lo chef arriva e ti dice: non ci sono il latte e le uova, bisogna comprarle. Invece Sarri te l'aveva già detto un po' di tempo fa, e quel giorno e domenica i supermercati sono chiusi. Invece Sarri, che te l'aveva detto un anno prima, ti sei procurato il latte e le uova. Sono veramente banalità. Però per farvi provare a riflettere del fatto che non è così facile il calcio, non è immediatezza, perché lo stesso Antonio Conte, che con noi ha fatto 3 anni, ha vinto 3 scudetti, va all'Inter, gli spendono 150 milioni di euro sul mercato e l'Inter non vince lo scudetto. E io tante volte sento: oh, guarda l'Inter che c'ha Eriksen, che c'ha Lukaku, che c'ha Skriniar, che c'ha De Vrij, che c'ha Gagliardini, che c'ha Barella, che c'ha Sensi. Sì, ce li ha. Noi abbiamo Dybala, abbiamo Cristiano Ronaldo, abbiamo De Ligt, abbiamo Bentancur, abbiamo Bonucci, abbiamo Chiellini, abbiamo Szczęsny. E ci abbiamo anche noi giocatori forti, è inutile che lo diciamo. Semplicemente noi siamo stati più bravi degli altri. Torniamo sempre allo stesso discorso di prima. Cosa festeggi lo scudetto? Che avrebbe vinto la Lazio sicuramente. Ma che ne sai? Ma che ne sai? Come fai a dirlo? Hai la sfera di cristallo? Sei stato in un futuro alternativo in cui non c'è stato il Covid, hai visto la Lazio alzare lo scudetto? In quel caso, allora sì, hai ragione te. Ma se mi dici sicuramente, basandoci sulle tue riflessioni, allora mi cade. Io ti dico che è possibile, plausibile, forse anche probabile se vuoi. Ma certo, di certo non c'è niente, neanche che rimanga Sarri in panchina il prossimo anno. Per quanto mi riguarda, è probabile, plausibile, logico. Però vediamo. Però vediamo. Bene, questo era un po' il discorso. Sono contento di aver vinto lo scudetto? Sì. Sono contento dell'annata in generale? Nì. Perché comunque una squadra che vince lo scudetto e subisce per adesso 38 gol in campionato, poi ci sono altre due partite da giocare, secondo me sono problemi evidenti, ma che vanno sistemati con la logica e con la pazienza. La calma, la pazienza, doti che ormai sembrano un po' svanite dal mondo del calcio, dai tifosi, ma forse sono i propri social network ad amplificare alla massima potenza questa cosa. Quindi vi dico che sono contento, spero di vedere due buone partite di campionato, le ultime due divertenti, con Cristiano che possa veramente ambire al capocannoniere, ma soprattutto spero di passare con il Lione, di rimontare con il Lione, e poi ci divertiamo al massimo, facciamo una finale tutti insieme, sempre live su Twitch, dove ci vediamo anche oggi pomeriggio. Quasi mezz'ora di video, ragazzi, sono distrutto, stacco. Se siete arrivati fino a qua, hashtag mortadella nei commenti, così a caso.